So di gruttini. E perché so che è un video che vi interessa sempre molto. Volete sempre dei nuovi episodi, dei nuovi aggiornamenti di questa cosa, ovvero i musicali. E niente, questa è la terza ufficialmente parte dei miei musicali. Spero vi piacciono, ve ne ho uniti un po', la maggior parte recitati perché sono quelli che prediligo di più. Fatemi sapere qual è il vostro preferito e se volete una parte 4. Noi romani siamo molto sbrigativi nei discorsi. Per esempio, l'altro giorno sono andato da uno e gli ho fatto: "Au, ma che dai, era davvero?" E lui mi fa: "Boh, mica lo so." E io gli faccio: "Ma va, ma te pare?" E lui mi fa: "Ma che sei di?" E io: "Boh, non lo so." Amore, dimmi un po' che stai sentendo. Sono due ore che sei online, ma tu non mi scrivi mai. Vuole tipo e metti like. Se continui, baby, ti stacco il wifi. Princesa, cada vez te veo más linda. Gracias, obvio, ya lo sabía. Confieso, me enamoras más cada día. Qué tierno, qué tipo tan nulo en la vida. Me gustas porque no te importa el dinero. Soy independiente, mi mundo lo creo. Si no hay un anillo de miles de euros, no importa qué hagas. Another one buys the dust, and another one don't, and another one don't. Another one buys the dust, hey, hey, don't get you too. Another one buys the dust. Quando pare di sciaglia sciacqua la bocca. Fare la loca non vuol dire essere un hoc. Scrivo fortissimo, sembra che me le scrivano. E a te che te le scrivano per metterti in ridicolo. È uscita dalle tutte quante a rosicare. Più che bulle bulimia per quanto fan vomitare. Salve. Buonasera. Buondì. Ehi là. Ciao. Buongiorno. Vorrei un caffè per favore. Arriva subito. Ecco un bicchiere di petrolio. Ma io volevo un caffè. Ho detto ecco un bicchiere di petrolio. I mean, it's crazy, we finish each other's sandwiches. That's what I was gonna say. I've never met someone who thinks so much like me. Cheeks, cheeks again. Our mental synchronization. Ma tu vai all'artistico? Sì. Quindi sai disegnare? In teoria. Allora disegnami, vai, fammi un ritratto ora, sì. È una cosa complicata, così su due piedi. Fammelo, stamposa. Ma non è che si fa. Altro che Malibu, vi curioso, facciamo a gara chi c'era di più. C'è di bello a Vicenza? C'è di bello le luci, Babbo Natale, i sassi. E poi? E poi c'è anche, ci sono i palloncini. Ciao. Ehi, ragazze, sono una principessa anch'io. Che razza di principessa sei tu? Hai i capelli magici? No. Mani magiche? No. Gli animali ti parlano? No. Ti hanno avvelenata? No. Incantesimo? No. Rapita o fatta schiava? No, è tutto ok, chiamo la polizia. Pensano tutti che i tuoi problemi siano spariti perché è spuntato un uomo alto e possente? Sì, ma come mai? È davvero una principessa? Che sorrido. Io che tengo il broncio. Io che penso. Io che penso. Io che penso, ma non viene mai questa, è incredibile. Veronica, benvenuta nelle River Vixens. Betty, andrà meglio un'altra volta. Aspetta, cosa? Se vuoi una, le prendi entrambe. Volevi il fuoco? Scusa, Sharon Bombshell, la mia specialità è il ghiaccio. Scusa Gianluca, non mi ricordo una cosa, oggi ti ho già mandato a fanculo. Ma papà, non si usa più bussare. Hai ragione, scusa. Colpa mia, quando c'hai ragione, c'hai ragione. Cameriera? Bella? Ciao, vi serve qualcosa? Portaci del... È fastidioso? È irritante e maleducato? Ti darebbe fastidio se qualcuno lo facesse a te mentre lavori? Oh, ma tu non lavori, scusa. Ora era alle tre, tutti a Saint-Tropez. Guardate sti caponi, io non mangio il buffet. Non chiedermi perché, non ti ho portato a te. Perché all'ultima cena hai mangiato per tre. Siete il male perché il bene era banale. Dio mi ha dato una pistola facile da maneggiare. Ma state zitto, che la cosa più malvagia che hai fatto è stata una scuola senza colpi. Bella illuminante, come si dice in inglese? Highlander. Un trucco alla page. Per ogni occasione. We use this one because the pen is on the table. And the cat and the dog and... Il lonfo. Il lonfo. Il lonfo non va terca. Il lonfo non batenca. Ne gruisce. Ne gruisce. E molto raramente barigatta.
E molto la barrette baricanta. Che il bego. Quando soffia il bego. Abisce, bisce. Ma tu non ride. No. Tu non ride. No. Ricominciamo. Il lonfo. Il lonfo. Mm. Il lonfo. Mi stanno sciogliendo i ghiacciai. E se ti sciolgono loro, figurati noi. Per dimagrire. No, l'ho fatta per diventare più alto, l'ho fatta. Il dottore, visto che non riuscivo a buttare giù peso, mi ha detto, puntiamo ai 9 metri, mi ha detto. Così 90 kg su 9 metri si vedono meno. È giusto, slanciano. Certo che slanciano. Certo. Questo sarebbe il nuovo compagno di mamma? Sì, Nicolò. Sto cesso? Nicolò, non diamo giudizi affrettati, senza nemmeno conoscerlo, a sto coglione. Lei comincia la sua giornata con la colazione. Cosa prende? Cappuccino, cornetto. Lei il cappuccino lo toglie, il cornetto lo frigge. Ciao, ciao. Se mi cercate sono nella merda, ok? Ciao, ma ragazzi. Tu non puoi capire chi ha portato fuori il cane di fronte a casa mia. Te lo giuro, sei il tuo ex. Ma come non ha un cane? Aspetta. Oh, madonna, è quella nuova? Ma da bruttina, eh? Accesso! Tu sei in confronto. Lei è la mamma di? Paolo. Paolo chi è? Quello che si infila i gessetti nel naso? No, non credo proprio. Allora è quello che si mangia il mocciolo? No. E allora è quello con la zeppola, per forza. Quello che quando parla fa... capisce in cazzo, è lui. Ecco, prendiamo Masha, bambina, rompicoglioni e pure un po' stronza. Mi sbaglio? E Orso cosa fa? La sbrana? Le spezza le ossicine? No! E poi vi lamentate se i vostri figli cagano sul decoder di Sky mentre ruttano in faccia ai nonni. Oh! Chiedi a quella se sa la città che ha conquistato Ulisse. Oh, ma è Troia. Lo so, però chiedilo lo stesso. Può darsi che lo sa. Ciao, sono Marco, e 10 anni è la mia età. Ho i capelli biondi e vado in quarta A. Tranne matematica, a me piace studiare. Mio papà e mia mamma hanno un negozio alimentare. Ho una sorella 5 anni più di me. Ed un fratellino che sta per nascere. Che c'è? Non fare lo zaino finché non te lo dico io. No, non stavo facendo lo zaino. Sì, ti ho visto. No, mi ha visto organizzare il mio zaino. Il che è molto diverso dal fare lo zaino. Dave ha detto, e cito, siete abbastanza grandi per decidere. Sì, abbastanza grandi per scegliere un film. Beh, è ovvio che non lo siamo. Guarda cosa ha scelto Theodore. Che cos'ha che non va? È per bambini. Ok, Simon. Ok, Theodore. Saresti il più giovane vincitore di sempre. Non sono così giovane. Insomma, bazzico un casino ben oltre l'ora della nanna. Non che io abbia un'ora della nanna. Nessuno mi dice cosa fare. Alvin! Per le sue mossette di danza strappalacrime. Oh no, non l'hai detto. Oh no, l'ha detto. Faresti meglio a togliere quelle unghie finte dalla mia vista, se non vuoi che sfoderi i miei artigli. E sai, questi sono veri. Contatto fisico. Abbiamo bisogno di quel contatto con la persona che amiamo quasi quanto il bisogno di respirare. Non l'ho capito fino al momento in cui non ho più potuto averlo. Rispetta le regole, così pensi di avere il controllo. Mi sbaglio? Non ti sbagli. Credi che sia carino? Tu credi sia carino? Ok, faremo la terapia insieme, così so che la stai seguendo veramente. Affare fatto. Spiritoso. Questa è la mia vita con la fibrosi cistica. Le persone con la fibrosi cistica devono stare almeno 2 metri l'uno dall'altra per non trasmettersi batteri. Mi hai seguito? Con l'intento di presentarmi. Sono Will Newman. Ok, faremo la terapia insieme, così so che la stai seguendo veramente. Affare fatto. Spiritoso. Non dirmi che l'unica volta che ti interessa un ragazzo ha anche lui la fibrosi cistica. Non voglio ferirti. Scoprire che va sempre a finire che piove. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Anna, ascoltami. Dimmi, Fernando. Devo dirti una cosa. Cosa vuoi dire? Una cosa importante. Cielo benedetto. Sono agitato. Non agitarti. Ho la gola secca. Vuoi un po' d'acqua? Gasata o naturale? Gasata mi fa aria. Sicura non sia il cibo? Mangio sempre sano. A volte intollerante. Sai a chi sono intollerante? A donna Francia. Amo? No, io ti amo. Io ti amo. Ma io ti amo. Ma io ti amo. Allora baciamo, sì? No. Uno solo? No. E se mi ami, baciami? No. Allora ti amo io, Ti amo. Oh, signor Fumagalli, buongiorno. Oh, bella raga.
raga. Bene, lei su cosa ha fatto la tesina? No, non sono fatto di chetamina. No, questo non mi interessa, la tesina. Ah, è sulla rivoluzione albanese. Francese. Che cazzo ho detto io? Fumagalli innanzitutto. Quando stiamo un po' insieme? Lunedì sono a cena con gli amici, martedì ho la partita di calcetto, mercoledì ho la Champions League, giovedì ho le happy hour, venerdì sono a Zumba. Oh, io sabato trombo, chi c'è c'è? Insieme quando e come bloccarla questa ragazza? Non c'è problema, l'importante è che io mi fido di chi è. Chi è? Il telefono, Nicola, c'è un messaggio, metti il telefono qua. Metti il telefono qua immediatamente. Stai esitando, metti il telefono immediatamente sul tavolo, te lo spacco in faccia. E tanti auguri, oggi è il tuo compleanno. Era ieri. Se non detto ronzo dico sì. C'è un discorso dietro per dire quante fit, quante fit. Ti ho sempre dato tanto e tu non l'hai mai capito. Ma stai scherzando. C'ho la malattia delle donne nella mia testa. Ho dovuto fingere perché non voglio che la persona che mi piace davvero lo venga a sapere. Sì, potremmo far credere per un po' che io e te stiamo davvero insieme. Io ci sto. Ciao Koala. Si chiama Ciuffo. Ciao Ciuffo. È la prima volta che voli? Sì, è piccola. Ti do ancora il latte. Brava, così cresce bene. E a te piace il latte? Sì, ma con il cioccolato, perché io sono già grande. Io mi chiamo Fumagalli. Mia madre non l'ho mai conosciuta e il mio nome non so qual è, perché mio padre sin da bambino mi ha sempre chiamato figlio di A 4 anni mi fumai il mio primo cannone e mio padre, come premio, mi regalò una. La mia prima parola fu pala. Avrei voluto dire papà, ma ero un po' ubriaco. Il mio primo bacio lo diedi a 12 anni. Lei si chiamava Fuffi, aveva dei lunghi capelli dorati, era molto bella e molto pelosa. Poi mi accorsi che Fuffi in realtà era... Alle vicino. Alex, non ti ricordi di me? Beh, no. Ero nel bungalow, non ho sospiro, mangiavo insetti. Sei stata al campo Waka Waka? Hai saputo della mia amica Shelly Simon? Oh, certo, non è fantastico? Ha perso un braccio. Ah, quello che fa con l'altro braccio? È una ragazza molto forte. Vai, mangia un po' di carne. Tu sei dieta? No, mangia un po' di carne. Su dieta. E cosa mangi? Fofficini. I signor Fumagalli deve smetterla di bere. Ma è il mio compleanno. Lo era anche ieri e l'altro ieri. Perché quando sono nato ero un po' cicciottello e ci ho messo un po' a uscire. Non dica sciocchezze, lei è alcolizzato da 3 anni. Ero molto cicciottello. L'altra notte era talmente ubriaco. Credo che... Io che tengo il broncio. Io che penso. Io che penso. Io che penso, ma non viene mai questa, è incredibile. Dory! Noi. Che diceva? La scritta sulla maschera. P. Sherman 42 Wallaby Way, Sydney. Me lo sono ricordato. Di solito dimentico tutto, ma ora me lo sono ricordato. P. Sherman. Aspetta, e dov'è? Non lo so, ma che importa? L'ho ricordato. Io sono Marilu. E io sono Cora. Viviamo a Città Sant'Angelo con la nostra famiglia. Siamo gemelle, i nostri amici ci descrivono come l'angelo e il diavolo. Io sono l'angelo. E io sono il diavolo. La mia sedia, per gentil cortesia. Chi è stato a spostare la sedia? Tutti insieme. Tutti insieme? Ma è lei che ha ridotto la lavagna? No, non ho fatto niente. E chi è stato? Ma la risposta ce l'ho già. Tutti insieme. Se ne frega, ma che me ne frega di Giacomo Leopardi? Ma chi sei? Non è che me lo incontro per strada e gli vado a festeggiare il compleanno. È morto e c***o. È da tempo che non sento più la tua voce al mattino che grida. Marilu! Una donna che non si inchina al bancone del bar. Oh my god, Monica! Infila le poste. Monica! In piedi sul tram. Monica, Monica! Come vuoi tu? Oh mio Dio, Monica! Non voglio vivere senza di te, Jack. Allora scendi dalla tavola e fai salire me. Ma col cacchio, Jack. Le scialuppe! Stanno tornando a prenderci. Affonderanno anche loro. Ho capito, Rose, ma un minimo di ottimismo. E che cazzo, ci sono anche i piranha per caso? Rifatta le dette e ora sei mora. Ma il cervello non puoi rifartelo ancora. È da una settimana che ti vedo sempre online. Ai 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 ai, ma non mi scrivi mai. Ma quanto sono belle quelle foto che ti fai. Ai 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 ai, ti staccherò il wifi. Io in giro mi copiava pure. Non può essere sempre ubriaco, è pericoloso sia per lei sia per gli altri. Ieri sera però stavo male e sono tornato a casa in treno, eh. Ha fatto benissimo però. Non avevo mai guidato un treno prima. Che c'è? Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Cosa ti aspetti tu da me? Falli, falli. Allora, guardami bene mentre mi offendi. Guardami mentre parli male di me, guardami. Non ho ti cambiamenti? È perché non me ne fotte proprio un cazzo!